George, ricordi il mio fratellino Joy? Dinosauro! Go! Go! Coccodillo! Andiamo a fare un picnic, venite con noi! Sì, volentieri! La famiglia canguro possiede un aeroplano! Bello! Voi avete un aeroplano! Sì, è molto lontano il posto dove facciamo il picnic! Forza, a bordo! Tutti pronti a partire? Sì! Allora si vola! Evviva! Dove stiamo andando a fare il picnic? In un posto speciale, il cuore rosso. Volare in aeroplano nel cielo terso e blu. Andiamo a fare un picnic, atterreremo laggiù. Al cuore rosso andiamo, quassù nel cielo blu. Volare è divertente, non voglio scender più. Io adoro il cuore rosso. Ma che cos'è il cuore rosso? Ci stiamo volando sopra adesso. Oh, assomiglia tanto a un deserto. Sì, è vero, ma il cuore rosso è anche un luogo magico e molto speciale per noi. Faremo il picnic. Sotto al nostro albero da picnic. È l'unico nel giro di chilometri. Però fa un gran caldo. Avete portato dell'acqua? Naturalmente, ne abbiamo tutti bisogno. L'acqua è un bene prezioso qui nel deserto, quindi non... Oh, è bella fresca. Sprecatela. Papà, la devi bere quell'acqua. Non si può usare per farsi la doccia. Oh... Non si preoccupi, facciamo un bel picnic alla tipica maniera australiana. Ah, che idea deliziosa! Dobbiamo raccogliere legna per il fuoco. Non c'è bisogno della legna quando si può usare il gas. Il signor canguro ha un barbecue a gas. Quando noi facciamo un picnic, prima o poi arriva anche la signora anatra. Corri, Peppa, ti insegno io. È facile stare a galla perché la tavola è super galleggiante. La parte più divertente è prendere le onde. Pronti? Ai posti? Adesso, Peppa! Kylie viene trasportata dall'onda. Così! Non perdere la prossima onda, Peppa! Pronti? Ai posti? Via! Non è divertentissimo? Sì! Surf è la cosa che mi piace di più al mondo. È proprio vero. Fare surf è la cosa più bella del mondo. Pronti? Ai posti? Via! Anche George vuole andare in surf. Mi dispiace, George, ma tu sei troppo piccolo per fare surf. Le onde sono diventate troppo alte anche per Peppa e Kylie. Oh, allora è meglio tornare a casa? Sta scherzando? Le onde sono perfette per gli adulti che vogliono surfare. Fantastico! Ecco, è così che si fa surf. Queste onde sono meravigliose! Che bravi! Kylie, dove è andato il tuo fratellino? Eccolo laggiù con la mia mamma. Ti stai divertendo, Joy? Ora tocca a voi surfare, amici. No, no, grazie. A me basta guardare. Allora provi lei, signor Pig. Perché no? Deve essere molto divertente. Oh, non ci sono più onde. Suonate i vostri strumenti. Perfetto! Ma che meravigliosa banda di musicisti. Non è stato divertente? Sì, tanto, Madonna Cancella! Il prossimo brano musicale è un tantino differente. Ricordate, voglio che lo ascoltiate con attenzione e pensiate a che cosa vi fa venire in mente. Questa musica fa pensare allo spazio. È la festa di compleanno di un alieno. Accipicchia, che succede a questo apparecchio? Ai robot che vengono dal futuro. Salve, io sono un alieno. Blu, blu, blu. Io sono un robot. Io sono un robot. Zing, zong, zing. Questa è la più bella musica
musica del mondo. No, no, credo che questo apparecchio si sia rotto. Ecco. Oh no! E adesso, piccolini, ditemi come vi fa sentire questo brano musicale? Mi fa sentire un pochino annoiata. A me fa sentire stanca, invece. L'apparecchio della musica si è rotto un'altra volta. No, è proprio questa la musica. A me fa pensare a un grazioso giardino in una calda giornata d'estate, a un giovane innamorato dal cuore infranto. Per favore, ascoltiamo ancora la musica dello spazio. Quella non era musica, era l'apparecchio guasto. Non vi piace questa musica? No. Madame Gazzella, non può far rompere un'altra volta l'apparecchio? No. Oh! Evidentemente non a tutti possono piacere le stesse cose. A me piace tanto la musica dello spazio. Anche a me! Anche a me! D'accordo, d'accordo. E questa musica che cosa vi fa pensare? Io lo so, io lo so. Questa musica mi fa pensare a quando salto su e giù nelle pozzanghere di fango. Da questa parte. Venitemi dietro. Benvenuti, miei cari. Buongiorno, regina. Siamo venuti a visitare Londra per un giorno. Speravamo che ci poteste indicare i luoghi più belli da vedere. Io posso fare anche di meglio. Non dimentichiamo che Londra è la mia città, in fondo. Ho deciso, vi farò personalmente da guida. Il modo migliore per vedere Londra è girare con un autobus a due piani. Signor autista, per favore, ci presterebbe il suo autobus? Prestare il mio autobus? Immagino stia scherzando. No, io sono la regina. In questo caso, vostra maestà, fate pure. Se la regina vi chiede di fare una cosa, dovete farla. Svelti, andate tutti al piano di sopra. Questo autobus ha le scale. L'autobus ha due piani, ha i sedili anche sopra. Io sono la regina e per oggi sarò la vostra guida. Prima fermata il Big Ben. Questa alta torre con l'orologio si chiama Big Ben. Veramente Big Ben è il nome della campana, non della torre. Quante cose sai per essere un elefantino? Perché io sono un sapientino. Oh! È il suono del Big Ben che ci dice che ore sono in questo momento. Ha fatto 3 rintocchi, quindi significa che sono le 3. Allora se suona 6 volte significa che sono le 6, signora regina? Sì, è esatto. E se invece la campana suona per esempio 100 volte? In tal caso direi che è rotta. Avanti con la visita! Prossima fermata, il Tower Bridge. Dobbiamo attraversare il ponte per continuare il giro. Fermi! Non potete attraversare! Guardate, c'è una grande nave! Così andrà a sbattere contro il ponte! Oh! Il ponte si sta alzando! Oh! Teddy, è tutto infangato, Peppa. Io ho portato Pinguino all'ospedale delle bambole e adesso guarda, è come nuovo! Cos'è l'ospedale delle bambole? Il posto dove si portano i pupazzi per sistemarli. Li lavano bene, li riempiono di imbottitura e possono anche cambiare le voci. Tu sei la mia migliore amica! Susie! Ti voglio tanto bene! Susie! Bello! Mamma, per favore, possiamo portare Teddy all'ospedale delle bambole? Ma certo, che splendida idea! Questo è l'ospedale delle bambole. Buongiorno, signorina Coniglio. Ciao, Peppa. Benvenuta all'ospedale delle bambole, dove trasformiamo le bambole come questa in bambole come questa. Oh! Che cos'hai lì? Un pupazzo malato? Sì. Di che si tratta? Un topo o un cane? No, è un orsetto. Beh, allora direi che ne abbiamo di lavoro da fare qui. Oh! C'è anche un dinosauro. Volete ricoverarli entrambi? Sì, grazie. Molto bene. Allora dimmi, orsacchiotto, che cosa hai combinato per ridurti in questo modo? Teddy è rotolato giù per la collina, ha saltato nelle pozzanghere di fango ed è stato schiacciato. Non mi meraviglia che tu non sia in gran forma. Quando avrò finito con te, non ci saranno più tracce di capriole, di salti nelle pozzanghere di fango né di schiacciamenti. Ma Teddy si diverte tanto a fare queste cose. Sembri un tantino floscio, ma con un'aggiunta di imbottitura tutto si sistemerà.
era. Che cosa vuol dire? Guarda, questo elefante sembra un po' triste, ma ha solamente bisogno di più imbottitura. A Teddy piace essere floscio, grazie lo stesso, signorina Coniglio. Il signor dinosauro gradisce dell'imbottitura? Come non detto, a Teddy piacerebbe un nuovo abito o una deliziosa divisa da marinaio. Ma Teddy è una femmina! Anche le femmine possono fare i marinai. Sì, ma Teddy non ha voglia di fare il marinaio. Che ne dici di un pilota? No. E di un palombaro? No. Allora una principessa. Credo che Teddy non voglia mettere nessun vestito. Grazie lo stesso, signorina Coniglio. Il mio papà ha fatto un lancio con il paracadute per beneficenza e quando è atterrato ha raccolto un sacco di soldi. Evviva! Hai avuto un'ottima idea, Pedro. Alzi la mano chi di voi pensa che la propria mamma o il proprio papà voglia lanciarsi col paracadute. Via! Il mio vuole! Ne serve soltanto uno! Peppa e George sono tornati a casa. Mammina, sai, il tetto della scuola gocciola un'altra volta. Dici davvero, tesoro? Sì. E Madame Gazzella dice che serve una montagna di soldi per ripararlo. Certo, sono sicura che è così. Ha chiesto se qualche mamma o papà vorrebbe lanciarsi con il paracadute. Peppa, spero che tu non le abbia detto che papà sarebbe disposto. Lo sai quanto gli dà fastidio l'altezza. Ma l'altezza a te non dà fastidio, non è vero, mamma? Sì, con l'altezza non ho problemi. Perfetto. Oh! Mamma Pig, la ringrazio infinitamente per aver accettato di lanciarsi col paracadute. Cosa? Ma io non l'ho mai fatto finora. Sarà bravissima, si ricordi che lo fa per aiutare i piccoli. Oh, in questo caso lo farò molto volentieri. Un bello urrà per Mamma Pig! È il giorno del lancio di Mamma Pig con il paracadute. Non sono ancora del tutto sicura di voler fare questo lancio. Si ricordi che è per una buona causa, Mamma Pig. Ma io non so proprio come si fa a saltare giù da un aereo. Non si preoccupi, lei farà tantissimo allenamento prima. Buongiorno, Mamma Pig. Il signor Coniglio è un istruttore di paracadutismo. Questo è un normale paracadute. Servirà ad aiutarla a volteggiare in aria dopo che avrà saltato. Non crede che dovrei fare un po' di pratica? Pratica in cosa? Nel salto. Perché no? Brava! Le viene naturale. Basta, non c'è altro. È sufficiente, è una saltatrice esperta. Evviva! Tutti a bordo! Sono ancora un tantino preoccupata per questo lancio, Papà Pig. Andrà tutto bene, Mamma Pig, e per incoraggiarti salgo insieme a te. Buona fortuna, mamma! Quattro, tre, due, uno, fuoco! Ha quasi colpito la nostra auto. Come abbiamo avvisato, il parcheggio della vettura è a vostro rischio. Proseguiamo con la visita. Avrete modo di osservare tutte le meraviglie di questo castello e di ammirare un vero banchetto medievale. Che bello, un vero banchetto medievale, non riesco a crederci. È una prospettiva deliziosa. E poi incontrerete un drago. Ecco, questa è la sala del trono, dove un tempo sedevano il re e la regina. Oh! Chi vuole provare a sedersi sul trono? George può fare il re e io sarò una regina che dà ordini a tutti. Tu fai questo, tu fai quello. Vostra maestà, posso proseguire con la visita? Sì, te lo concedo. Adesso dovremo passare attraverso un passaggio segreto, ma prima è fondamentale trovare il passaggio segreto. Vediamo, il più delle volte questi passaggi segreti hanno un meccanismo super segreto che consente di aprirli. Non credo che si tratti di quel grosso pulsante rosso. Sarebbe troppo facile da trovare. Oh. Già, noi preferiamo la semplicità. Questo passaggio ci ha condotti fino alla sala da pranzo. Quante delizie! Immagino che questo sia il banchetto medievale. Già, e ha un aspetto molto invitante. Ma è tutto di plastica, è finto. Esatto, è per mostrare com'era composto un banchetto medievale. Oh. Ma naturalmente, come parte integrante della visita, avrete l'opportunità di assaggiare un vero e proprio banchetto medievale. Ma è una cosa meravigliosa! Ecco a voi il vostro banchetto in scatola. Panino al formaggio stagionato, cetriolini sott'aceto del giullare e gelatina reale. Ma questo è un mini picnic in scatola! Sì,
Devo confessare che non è esattamente il banchetto medievale che mi aspettavo. Ho un nuovo progetto scolastico da fare a casa. Un progetto, hai detto? E di che cosa si tratta? Devo costruire un castello. Che bellezza! Perché non usi questa scatola di cereali vuota? Incollando dei vasetti di yogurt su un lato, cosa ottieni? Una scatola con dei vasetti sopra. No, Papino, il mio deve essere un castello bello. Peppa, che ti ha detto di fare esattamente Madame Gazzella? Ci ha detto che dobbiamo usare la nostra immaginazione. Ed è un castello meraviglioso quello che ho immaginato per me, Papino. E il mio castello deve essere abbastanza grande da poterci vivere dentro. Sì, capisco. Oh, cielo. A casa di Susy Pecora è ora di colazione. Madame Gazzella ti ha detto di costruire un vero palazzo delle principesse? Sì, anche con tutti quei pezzi complicati. Salve, buongiorno. Pronto? Mi dispiace, ma oggi non posso venire al lavoro a causa di un progetto scolastico. Per sua figlia? Sì, esatto. Serve aiuto? Grazie, ma credo di essere in grado di cavarmela. Così voglio che diventi il mio castello, però molto, molto più grande. Se deve essere così grande, bisognerà usare del cemento. No, Papa Pig, dobbiamo soltanto trovare uno scatolone delle dimensioni giuste. Abbiamo una scatola così grande? No. Salve, una consegna per Papa Pig. Non ricordo affatto di aver ordinato una cosa tanto grande. Ah, ecco, certo, è la nuova lampadina. Come mai usano imballaggi così grandi per oggetti simili? Vuole che porti via io questo scatolone? Oh sì, la ringrazio molto. No, Papino, serve a noi questo scatolone. Guarda che cosa ho trovato. Bene, così il tuo castello è quasi fatto. Evviva! Non è per niente quasi fatto. Dobbiamo incollarci delle cose sopra, dipingerlo, aggiungere la porporina. Porporina? Pronto? Pronto? Posso parlare con Peppa, per favore? Per te, Peppa, Susy Pecora. Ciao, Susy, tutto bene? Come sta andando il tuo progetto scolastico? Sta andando benissimo. Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Questo è il modo di salutare della polizia. Salve, 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 salve! Io sono l'agente di polizia Scoiattolo. E io sono l'agente di polizia Panda. Adesso vi insegneremo come guidare la vostra bicicletta in tutta sicurezza. Dunque, prima di tutto vediamo come guidate la bicicletta. Attenti a dove andate! Dovete sempre tenere occhi e orecchie bene aperti. E ora, stop! Ottimo lavoro, piccolini! Allora, supponiamo che stiate guidando la vostra bicicletta e che qualcuno vi compaia davanti all'improvviso. Che cosa fate? Io lo so, suono il campanello. Giusta risposta. Suonare il campanello comunica agli altri che state passando. Volete farmi sentire quanto siete bravi a suonare i vostri campanelli? Io non ho un campanello, ho una trombetta. La trombetta va bene quanto il campanello. Potresti dare un colpetto leggero di trombetta in modo da farci sentire... Sì, dovrebbe essere sufficiente ad avvisare i passanti che stai arrivando. E ora passiamo all'ultima parte della lezione. Ma dove sta andando? L'agente di polizia Panda porta la macchina ai piedi della collina. Chiamata per l'agente di polizia Scoiattolo, passo. Riesci a sentirmi? Passo. Sì, agente Panda, ti ricevo forte e chiaro, passo. Gli agenti hanno dei telefoni speciali per parlarsi tra loro. Mi trovo in posizione, passo. Adesso, quando fischierò, voglio che andiate tutti in bicicletta giù per la collina, usando i freni, mi raccomando, per evitare di investire l'agente di polizia Panda. Ricevuto! Agente, i piccoli arrivano, passo! Sì, li vedo benissimo, passo! Avete frenato tutti alla perfezione! Io sono più alta! No, non è vero! Invece sì! Bisogna misurare la punta delle orecchie! Oh, contano anche le orecchie? Gerald Giraffa è comunque più alto! Oh, io vorrei essere alta come Gerald! Anch'io! Anch'io! È il momento della ricreazione! Dai, giochiamo al nascondino! Va bene, una... Mentre Peppa conta fino a 10, tutti devono trovare un posto dove nascondersi. 8, 9, 10!
invece vengo scoperto perché sono troppo alto. Peccato. Non è molto divertente essere così alto, perché mi devo sempre abbassare per parlare con gli altri. Anch'io mi devo abbassare per parlare con il mio fratellino. Ciao, piccolo George. Dimmi, com'è essere così bassi? Dai, giochiamo a palla! Sì! Magari io vengo a giocare dopo. Gerald Giraffa non vuole giocare perché è triste. Prendila, Danny! Attento, arriva Pedro! Prendi questa, Peppa! Oh. La palla si è incastrata su un ramo. Non riesco ad arrivarci! Aspetta, ci provo io. No, per me è troppo alta. Cosa facciamo ora? Io lo so, buttiamo giù l'albero. No! Io ci posso arrivare con la mia proboscide. No, non ce la faccio. Se Emily non riesce a raggiungerla con la sua proboscide, allora non riprenderemo più la palla. Che cosa possiamo fare? Buttiamo giù l'albero, ve l'ho già detto. Se soltanto esistesse qualcuno così alto da raggiungere la palla. Gerald! Che cosa? Tu puoi sicuramente raggiungere la palla perché sei alto. Ci posso provare. Scavatrici, sì! Giorgio adora le scavatrici. Anch'io adoro le scavatrici. E oggi voi due potrete guidare delle vere scavatrici. Bello! Ecco il signor Patato. Benvenuti nel mondo delle scavatrici, dove i vostri sogni di scavatori diventano realtà. Qui c'è la gara di scavatrici di sabbia. Peppa e George, salite a bordo. Mamma e Papà Pig, voi due dovrete pedalare. Oh. E ora dovete riempire di sabbia fino all'orlo questo grosso secchio. Ma divertente! Sì, divertente! Eccellente lavoro, complimenti! Adesso capovolgiamo il secchio così, due colpetti, e voilà! Evviva! Peppa e George hanno fatto un grande castello di sabbia. Dai, andiamo a fare un altro gioco! Qui c'è la gara di costruzione di muri. Bisogna mettere i cubi uno sull'altro per formare un muro. Fa presto, mammina! Va bene, Peppa! Pedala più in fretta, forza! Sto pedalando più in fretta che posso, Peppa! Ho quasi finito! Fatto! Ho costruito un bellissimo muro! Arriva George con un escavatore da demolizione! Oh no! George ha buttato giù il muro di Peppa! George, no! Sei veramente cattivo! Oh, costruire delle cose e poi buttarle giù! Fa tutta parte del fantastico mondo delle scavatrici! Dove volete andare? A casa di nonna e nonno Pig, per favore! Ma certo! Accomodatevi! Vedo che avete fatto la spesa tutti in giro a fare compere, bravi! Spendi di qua, spendi di là, spendi di su, signorina, spendi di giù! Signorina Coniglio, perché parla senza fermarsi mai? Perché i tassisti fanno così, Peppa! Ah! Sentite questa! L'altro giorno dove siete seduti voi c'era il signor Patato. Nonna Pig va in vacanza per qualche giorno. Nonno Pig resterà da solo. Qui c'è del cibo in scatola. Per tirarlo fuori avrai bisogno di questo oggetto. Ecco, è un apriscatole. So bene che cos'è quello, nonna Pig. Se invece vuoi bollire un uovo, devi riempire un tegame d'acqua, sì, e poi... Sì, so bene anche questo. Nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei. Abbiamo portato la spesa. Come mai non sei all'aeroporto, nonna? Oh, già. Sarà meglio chiamare un taxi. Qui servizio taxi. Buongiorno, nonna Pig. Io dovrei andare all'aeroporto, per favore. Ma naturalmente. Si accomodi. Grazie molte. Papà, possiamo andare anche noi all'aeroporto per salutare la nonna? Sì, va bene. Ciao, ciao. Ciao, nonno. Mi avete detto all'aeroporto, vero? Sì,
E per la verità avremmo un po' di fretta. Si corre di qua, si corre di là. Chissà perché la gente ha sempre tanta fretta. Nonna Pig deve prendere l'aereo. Sì, sta partendo, va in vacanza. In vacanza? Io non ho mai il tempo di andare in vacanza. Sono troppo impegnata ad avere fretta. Signorina Coniglio, sta parlando un'altra volta come parlano tutti i tassisti. Esatto. Il taxi arriva all'aeroporto. Arrivederci, nipotini miei. Ciao, ciao, nonnina. Ciao, ciao. Peppa e George salutano la nonna con la manina. Arriva il signor Lupo. Taxi! Si accomodi. Ciao, ciao, signor Lupo. A Peppa e George piace salutare con la manina. A me piace la pastorella. E tu sapresti cantare la pastorella? Certo, e ora ve la faccio sentire. La pastorella un brutto dì, più non trovo i suoi agnellini. Questa invece non mi piace perché parla degli agnellini che si perdono, è troppo triste. È vero, qualcuno conosce una filastrocca che non parli di agnellini? Io! Avanti, Pedro! Agnellini che... Oh, scusate... Io ne conosco una su un gatto. Oh, meraviglioso, Candy! Vuoi farcela ascoltare? Gattino, gattino, che suoni il violino, la mucca la luna saltò. Il cane guardò e rise un po', il cucchiaio col piatto scappò. Piatti che scappano con i cucchiai e mucche che saltano la luna? Che cose strane! A chi tocca? Io so una filastrocca su un topo! Bene, Freddy, sentiamo. Dibidi dibidi da! Il topino sul pendolo va! Luna rintocca! Mettiamo qualcosa in bocca! Dibidi dibidi da! Oh, bene, questa ha decisamente più senso. Ai topolini piace correre in giro. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca che parla dei numeri. Eccellente, Wendy. Per favore, cantala a tutta la classe. 1, 2, 3, 4, 5. Una volta un pesce ha pescato. 6, 7, 8, 9, 10. Poi però l'ho liberato. Perché hai fatto ciò? Per lui ha un dito. Lui mi ha morso questo qua. Quel povero pesciolino era spaventato. Che bel gesto averlo rimesso in acqua. Anch'io vorrei tanto una bicicletta finta. Basta far finta e può essere fatta proprio come pare a te. D'accordo, la mia bicicletta finta è tutta rosa e soffice. Bella. Arriva Danny Cane. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Danny. Vi va di giocare a palla con me? Ma tu ce l'hai una palla? No. Non fa niente. Faremo finta di giocare con una palla finta. Dai, prendila, Danny. Ora le do un calcio fortissimo. Oh. Ciao a tutti. Ed ecco Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, Rebecca. Lo sai, noi stavamo giocando con una palla finta. Ma poi Danny con un calcio l'ha tirata laggiù. Davvero? Io so un altro gioco dove si fa finta. Voi dovete indovinare chi sono. Tu sei un coniglio. Ma no, io faccio finta di essere qualcun altro. Sei per caso un asinello? No! Sei un elefante con la pelliccia? No! Sei un razzo spaziale? No! Ci vorrà un sacco di tempo per indovinare, secondo me. Chiedetemi se sono grande. Sì, sei grande? No! Vi darò un piccolo indizio. Io sono un vegetale. Ci potresti dare un altro suggerimento? Chiedetemi se sono una carota. Tu sei una carota? Esatto! Evviva! Anche George vuole giocare. George, tu devi fare finta di essere quello che vuoi e noi dobbiamo indovinare che cosa sei. Sei un dinosauro. Così è troppo facile, George. Pensa che puoi far finta di essere qualsiasi cosa esista al mondo. George sta pensando. Sei un dinosauro. Ciao a tutti, amici. Arriva Pedro Pony. A cosa state giocando? Giocavamo a far finta di essere qualcosa. Ma temo che adesso questo gioco sia finito. Io
penso che assomigli a me, solo un po' più grande. Io credo che il coniglio Pasquale abbia un razzo sulle spalle. Già, è un coniglio coi superpoteri. Io credo che il coniglio Pasquale abbia una bacchetta magica. E io credo che il coniglio Pasquale debba essere molto grande per trasportare tutte quelle uova ovunque. No, io credo che il coniglio Pasquale sia invisibile. Cosa? Invisibile significa che non si può vedere. Molto divertente. Oh, qualcuno sta nascondendo un uovo. Deve essere il coniglio Pasquale. Mi piacerebbe poter vedere il vero coniglio Pasquale. Forse lo possiamo vedere se guardiamo dalla finestra. Sì! Ma io non riesco a vedere un bel niente. Non riusciremo mai a vedere il coniglio Pasquale. Ricordate, non dovete sbirciare. Scusa, mammina. Ciao a tutti. Oh, ciao, papà coniglio. Come stanno le tue carote? Quali carote? Le carote che sei andato a controllare. Oh, stanno benissimo. Papà, sei riuscito a vedere il coniglio Pasquale? No, ma sono più che sicuro che il coniglio Pasquale è già arrivato ormai. Pensi che possano cominciare la caccia alle uova in giardino? Oh, certo, direi proprio di sì. Allora, pronti a trovare le uova che il coniglio Pasquale ha nascosto? Sì! Allora, pronti? Quando avrete trovato tutte le uova, le divideremo equamente. Ci dovrebbe essere un uovo per ognuno di voi. Non vi scoraggiate se ci vorrà tanto tempo per trovarle. Danny Cane ha trovato un uovo sotto un vaso. Susie Pecora ne ha trovato uno in un cespuglio. Peppa ha trovato un uovo su un albero. Giorgio ne ha trovato uno in un secchio. Ci picchia, che velocità! E avete trovato un uovo ciascuno, bravi! Oh no, papino, avevamo appena cominciato a divertirci, io e George. Possiamo andare a scuola con il monopattino, ti prego, papà. Buona idea, Peppa, sarebbe anche un ottimo allenamento. Evviva! Pronti ai posti, via! Whee! Aspettatemi, ci vediamo dopo, mamma Pig! Ciao, a più tardi! Peppa e George vanno a scuola col monopattino. Non così in fretta! Sbrigati, papino! Papino non ce la fa! Aspettatemi! Peppa e George arrivano a scuola. Ciao, ciao, papino! Ciao, ciao! Ciao! Oh, che fatica, non mi resta che tornare a casa a piedi. Quanto vorrei avere delle ruote a disposizione. Un momento, ma io ho delle ruote. Whee! Ah, questo sì che è divertente. A Papà Pig piace andare in monopattino. Brum, brum, whee! Papà Pig, stai andando sul monopattino di Peppa? Sì, andare in monopattino è divertente. Dovresti provarci anche tu qualche volta. Peppa e George stanno facendo un disegno a scuola. Madame Gazzella, noi oggi siamo venuti a scuola con il monopattino. Molto bene, Peppa e George, è una splendida idea. Fate tutti un bel disegno su come siete venuti a scuola oggi. Io sono venuta in bicicletta. Benissimo. Io sono venuta a piedi. È così bello respirare l'aria fresca al mattino. Mio nonno mi ha accompagnato con il carro attrezzi. Brum, brum, brum. Ah, delizioso, Danny. Ci saranno dei bellissimi premi per tutti voi. Nonna e nonno Pig sono venuti a prendere Peppa. Ciao, nonna Pig. Ciao, nonno Pig. È pronta la mia zucca perché mi serve per la gara di stasera. Oh, non ti preoccupare, Peppa. La tua zucca è sana e salva e se ne sta ancora al calduccio dentro la mia serra. E dimmi, la mia zucca è diventata molto grande, nonno? Oh, certo. Questa è la serra di nonno Pig. Mia cara Peppa, ecco qua la tua zucca. Nonno, è enorme. Questa è la zucca più grande che esista in tutto il mondo. Beh, sì, è possibile. Ma come faremo a portare questa gigantesca zucca fino alla scuola, nonno Pig? Calma, un passetto alla volta, nonna Pig. Prima trasformiamo la zucca di Peppa in una splendida lanterna. Oh, bello. Quindi, per prima cosa, devo togliere tutto ciò che è all'interno.
Adesso intagliamo il volto. E mettiamo dentro una candela per illuminarla. È molto carina. E infine la carichiamo sulla nostra macchina. La zucca è molto, molto pesante. Fatto! Il primo passo è completato. Abbiamo portato la zucca fuori dalla serra. Il passo numero 2 consiste nel sollevarla e caricarla in macchina. La zucca è impossibile da sollevare. L'avevo detto che era troppo grande. Non è troppo grande. Abbiamo soltanto bisogno di un aiutino. Pronto? Servizio di elisoccorso della signorina Coniglio. Signorina Coniglio, per favore venga in nostro soccorso. È molto, molto importante. La prego, faccia presto. Eccomi, sto arrivando. E addondolarsi. E adorano nuotare. Se guardate attraverso il vetro, vedrete i pinguini nuotare sott'acqua. Sono dei veri fenomeni a nuotare. Già, è per questo che abbiamo una fantastica piscina per loro. Che spiegazione interessante. Grazie infinite, signora Coccodrillo e signor Leone. È stato un piacere, signora Gnu. Gazzella. Ah, sì, mi scusi, Gazzella. Quale animale andiamo a vedere adesso? Eccolo, già lo vedo. Quanto è alto! È una giraffa! Sì, quello è il mio papà. È anche lui un custode dello zoo. Buongiorno, sono il signor Giraffa. Buongiorno, signora Giraffa! Ci può far vedere di quale animale si occupa lei? Provate a indovinare. Che gabbia grande, guardate! Deve essere un animale selvatico e che vola. Forse si sta nascondendo e ci sta guardando. E aspetta di aggredirci! Le farfalle! Il signor Giraffa si occupa delle farfalle. È il momento del pasto delle farfalle, signor Giraffa. Già, e le farfalle si procurano tutto il cibo necessario dai fiori. È incredibile che riescano a vivere nutrendosi esclusivamente dai fiori. Piacerebbe anche a me mangiare soltanto dai fiori. Già. Con tutto questo parlare di mangiare mi è venuto appetito. Anche a me. Bene, è l'ora del nostro pasto. Che cosa c'è per pranzo oggi, signor Leone? Oggi è previsto pranzo al sacco per tutti. Un panino, succo di frutta e una bella mela. Che bello, un picnic in una scatola. Forza, si mangia! Evviva! Il signor Leone adora il momento del pasto allo zoo. Tutti adorano il momento del pasto allo zoo. Che cos'è un esperimento? È qualcosa che ci permette di scoprire quello che ancora non sappiamo. Per esempio, quanti piccoli ci vogliono per sollevare Madame Gazzella? Uno! Io dico 100! E io dico 1000! State tutti tirando a indovinare. Quanti ce ne vogliono allora? Ancora non lo so, ma potremmo servirci di un esperimento per scoprirlo. Chi vuole provare a sollevare Madame Gazzella? Io! No, non riesco a sollevarla. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da un solo alunno. Adesso proviamo con due di voi. È davvero molto pesante. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da due alunni. Ora proviamo con tre di voi. Occorrono tre alunni per sollevare Madame Gazzella. Questo era un esempio di esperimento scientifico. È stato divertente. Adesso proviamo con un altro esperimento. Sì! Fate una torre di cubi. Sì, molto bene, ma quella torre è un po' traballante. Oh! Come rendiamo la torre meno traballante? Mettiamo i cubi più grandi sotto e i cubi più piccoli su in cima, così! Perfetto! Edmond Elefante è un sapientino! Possiamo fare altri esperimenti? Ma naturalmente! Ditemi qual è il vostro gioco preferito! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! E che cosa ci serve per creare una pozzanghera di fango? Un po' di terra e dell'acqua! Della terra e un po' d'acqua! Adesso le mischiamo per creare una pozzanghera di fango. Peppa, fai un test della pozzanghera.
questa pozzanghera è troppo asciutta. Allora aggiungiamo ancora un po' di acqua. Ora salta di nuovo, Peppa. Thank you.